Amici dei campionati italiani giovanili in doppio, la regata dei coach, il tramonto su Bari. Allora, eccoci qua sul comitato di regata. Guardate, vedete che in barca ci sono tantissimi giovani, sono tutti regatanti del 4.20. Guardate i gommoni intorno, tutti dietro alla linea di partenza, pieni di ragazzi del 4.20 che sono venuti a vedere la regata dei loro allenatori. Allora, con le immagini di Elena Giolai possiamo vedere sulla sinistra si stanno tutti avvicinando alla linea di partenza. Pensate, allora vi dico i numeri in gara. 56.045 ci sono Alessandro Franzì del Circolo Velico 3V e Alberto Portiglia della Nautivela. Poi abbiamo 5.609, niente po' di meno che Fernanda Sesto e Davide Vignone, Club Sanremo. Poi abbiamo Francesco Bertagna, per tutti Berti, di Salò, e Laura Selvaggio di Loano. E poi Francesco Forestieri, Forest, del Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli, con Daniele Favretto dell'Adriaco di Trieste, Stefano Steve Marchetti, Circolo Velico Ravennate, Anna Barabino, Yacht Club Italiano, Enrico Ciccolini e Valentino Sonati. Ve li finisco dopo, entriamo in diretta perché manca pochissimo al via. Vediamo un po' come andrà la situazione. Fernanda Sesto, 5608, la vedete? Ma tutti sono qua, una pazzesca partenza in comitato, mancano pochi secondi al via. Gli allenamenti, barca ferma, barca... Pensano i loro ragazzi nel vederli in azione. Guardate Valentina Stronati al timone, stanno per partire. Laura Miani, eccoli qua, 5-5-6-4-2. Antonio Tamburin e Lucia Miani sono di Mandello e di Lega Navale Italiana di Milano. Ci sono delle proteste, protestano molto, come il 5-6-3, Francesco Forrest e Daniele Favretto. Tramonto spettacolare per questa regata, unica, davvero unica, perché qui adesso, diciamo la verità, ci stiamo divertendo tantissimo, però è una cosa seria, serissima. Guardate un attimo che c'è. Guardate che cosa vi stiamo facendo vedere. La cosa è serissima perché questi allenatori sono 20 super professionisti della vela italiana che stanno lavorando con dei giovani, quindi è veramente una cosa molto seria. I quadrati in questo momento sono niente po' di meno che Gigi Picciau, che è un allenatore FIB, e Simone Spina, molto importante. Poi vedete 52.280 invece, che sono della Lega Navale Italiana di Genova. Attenzione che siamo veramente un incrocio bellissimo dietro di noi e anche davanti a... Ah, Elena Giolai sta facendo letteralmente le capriole per farvi vedere questa regata. Andiamo noi praticamente alla boa di Bolina. La boa di Bolina è sistemata praticamente davanti al lungomare di Bari, quindi è veramente una cosa spettacolare. Allora, in questo momento vi dico che in testa abbastanza nettamente ci sono, con il 56-120, proprio Ciampolini e Dagnino, i due genovesi. Adesso avete visto uno scarto che è messo dentro, ma avviene da sinistra fortissimo. Attenzione, Camiani, una gran bella vento, sta arrivando del vento perché c'è un bel tramonto come avete visto dalle immagini, però c'è anche dei nuvoloni minacciosi, c'è stato già un po' di pioggia prima della regata. Vedete buoni e scarsi pazzeschi perché il vento viene dalla città e quindi si infila nelle strade, si infila tra i palazzi e naturalmente salta di 20-30 gradi bellamente ed è una meraviglia, sembra un match race, sembra a metà tra un match race e una... 55.642, sono quindi in testa, ve lo confermo, Tamburini e Lucia Miani, quindi... Attenzione, attenzione, c'è un intervento, bandiera gialla! A chi bandiera gialla? Cioè, adesso bisogna vedere se qui è una cosa seria o no, quella bandiera... Vediamo cosa succede, intanto si ferma clamorosamente, si ferma Simone Spina, chi è Simone Spina? 39.11, sì... In virata, Picciau e Spina sono fermati. Secondo sono 56.120 Ciampolini, i due di Genova. Terzo Marchetti Barabino. Marchetti, formatore pazzesco di talenti negli ultimi anni anche industriali di giovani ragazzi ai mondiali e agli europei. E poi Alberto Portiglia, 56.045, con Alessandro Franzì, Circolo Velico 3V.
pazzesco a Bracciano con tanti giovani, lo ricordiamo, insomma sono quasi impossibili da ricordare, ma insomma qui c'è Riccardo Sepe, c'è Demetrio Sposato che non c'è qui, ma insomma che è uno dei loro ragazzi, c'è Lucille Frascari, si vorrebbe fare, passano con il 5-6-3. L'abbiamo Forest, detto prima, Forest e Favretto, poi c'è Valentina Stronati e Enrico Ciccolini di Porto Civitanova con il 5-5-6-4 e poi passano ultimi praticamente 53-7-9-6 i due, allora e 52-2-8-0 è Francesco di Salò e Laura Selvaggio di Loano che stanno attaccando in questa poppa. Nulla è stabilito, nulla è detto, guardate, hanno preso una raffica bellissima, stanno cercando di attaccare anche sotto vento a loro Valentina Stronati al gli Spinnaker si gonfiano e si sgonfiano perché insomma il vento va e viene, buoni e scarsi a ripetizione, ancora avete visto passare un gruppo, un gommone con tanti ragazzi che stanno seguendo, tutti i ragazzi ovviamente regatanti del 420 sono gli allievi, sono i loro allievi, insomma gli allievi che guardano i maestri e magari avranno pure superati, perché sarebbe bello vedere i maestri in regata con gli allievi un'altra volta, magari cerchiamo di organizzare anche questa. Guardate qui che rimonta che hanno fatto Bertagna e Selvaggio, vediamo un po' se hanno rimontato, però vediamo che già in boa sono passati 55-6-4-2, quindi sono in testa Tamburini e Miani, si confermano al comando, sono già di Bolina, la regata sarà su due giri, quindi ci sono da fare due giri, un'altra Bolina, guardate stanno andando quasi all'uscita del porto, tra poco dovranno virare, c'è un altro gommone con Chicco Maltinti, un altro tecnico che è uscito con i suoi ragazzi, c'è anche Chicco Caricato che è uscito con un... visto da qualche parte anche Simone Gesi con altri gommoni. Andiamo a vedere il giro di boa, molto interessante. Allora, secondo è passato con il 120 Tommaso Ciampolini e Giovanni Dagnino di Genova. Ecco qua, guardate che roba. E adesso loro passeranno, lo vedrete, su un tramonto che ragazzi è mozzafiato. Solo il tramonto vale il prezzo del biglietto. E vale essere qua solo per questo tramonto veramente allucinante. Allora, D'Amico, qua Giuseppe D'Amico, cronaca di questo momento. No, c'è un bel incontro tra Barabino e Sesso, due olimpiche che si stanno marcando, adesso è sopravvento la Sesto, abbiamo l'equipaggio Ciampolini, 56-08 mi sembra che sia Ciampolini, che sta chiudendo sulla flotta. Ti sento fischiare qualche decisione della giuria. Due ragazzi che sono primi e hanno girato anche primi la boa di poppa e si sono avvantaggiati tantissimo, quindi qui secondo me ormai in gioco c'è solo le due posizioni d'onore, però la fuga mi sembra quella giusta. Adesso hanno ritirato nuovamente, via anche Portiglia e Franzì, attenzione perché Portiglia e Franzì stanno facendo una gran bella regata, ma stanno rimontando forte Marchetti e Barabino con il numero 7, guardateli inquadrati adesso, anche loro col tramonto bellissimo, le due barche inquadrate adesso sono sulla destra Marchetti e Barabino e sulla sinistra che ha virato adesso Portiglia e Franzì, mentre si sono fermati quelli che sono al comando, si sono fermati 5-5-6-4-2 Tamburini e Lucia Miani sono in un buco di vento, quindi tutto si può rimettere in discussione, però adesso c'hanno anche un buono, adesso se con le immagini andiamo anche a vedere dietro di noi alzando la telecamera e vediamo un po' quello che si vede la virata di Fernanda Sesto proprio davanti a Marchetti Barabino, vedremo con Barabino con Paola Porta, certo, no, ma dico se hanno fatto le stesse Olimpiadi. Comunque Portiglia difende il secondo posto, qua in boa sono passati adesso Tamburini e Miani e inizia per loro l'ultimo lato di poppa conclusivo in questo tramonto rosso fuoco che sta infiammando anche questa regata sul lungomare. Intanto si è creato un bel gruzzolo di persone, un bel gruppetto, ma guardate che bello questo arrivo in boa, tutti abbastanza compatti e quindi adesso sarà importante vedere chi passerà alle spalle di Tamburini e Miani. Ci sono avvantaggiati Portiglia e Franzì, però dalla ley line a destra stanno arrivando anche abbastanza bene Spina, no, e Ciampolini? Sembravano Spina e Picciau, no, forse sono Ciampolini e Dagnino, hai detto bene, quindi passano secondi
ma un po' orzando, vedete c'è un ingaggio in boa, difende il secondo posto Portiglia e Franzì da Dagnino e Ciampolini, che quindi sono secondi e terzi rispettivamente. Al quarto posto sta arrivando Fernanda Sesto, ma dovrà o virare o fare una bretone. Ci riesce, vediamo, lo sta facendo adesso, bellissima questa inquadratura, riesce a mantenere un'incollatura di vantaggio rispetto a Marchetti Barabino. C'è un incrocio adesso, mura dritta, mura sinistra, tra mura sinistra, mura dritta. Guardate la lissata di Barabino Marchetti, chissà quante volte questi ragazzi con i loro atleti hanno raccontato, hanno spiegato, bisogna fare così, bisogna fare colà. Ancora un gommone, c'è Ciccio Rossi con un gruppo di ragazzi, adesso una strambata di Marchetti Barabino, guardate lo stile, lo stile, l'agilità. Qui ragazzi siamo all'università della vela, altro che, bellissima. Intanto però adesso noi dobbiamo correre, dobbiamo andare all'arrivo, Beppe Palumbo, dobbiamo correre all'arrivo per vedere l'arrivo dei vincitori. E poi mano a mano il centro e sta guadagnando a Mantremi sulle line della poppa, sta perdendo perché c'è meno pressione. Fernanda Sesto potrebbe guadagnare forse il secondo, guadagnare posto, il secondo posto. Tagliano in questo momento, allora 5-5-6-4-2 hanno tagliato adesso la linea. Vedete la linea del traguardo è tra la barca con la bandiera blu e la boa gialla, quindi vincono Tamburin e Miani, quindi dalla quindicesima zona portano a casa questo successo. E adesso ancora uno spettacolo con le nuvole colorate di rosa di questo tramonto rosso barese, due spinnaker rossi sulla sinistra, eccoli qua, 56-120 è Portiglia con Franzì. Che stanno, no, non è Portiglia e Franzì, 56-120 sono Ciampolini e Dagnino, che alla fine hanno superato Portiglia e Franzì nella poppa finale, stanno conquistando la medaglia d'argento. E adesso per il bronzo c'è una lotta tra Portiglia e Franzì. Allora tagliano Dagnino e Ciampolini, secondi, terzo Portiglia. E poi per il quarto posto guardate il duello, terzo posto Portiglia Franzì, quarto posto 53-911 Spina e Picciau, e poi Fernanda Sesto e Davide Vignone quinti, un arrivo in volata bellissimo, che spettacolo. C'è l'applauso del pubblico. Intanto ecco Marchetti e Barabino che arrivano settimi, anzi sesti. Sesto posto Marchetti e Barabino, eccoli qui, sempre mantengono un grande stile, un grande aplomb, in piedi Stefano taglia l'arrivo, il traguardo di questa regata. Poi 52-280, ho visto un lampo venire lì dal temporale, ma non ci interessa. 52-280, chi è? Sono Bertagna Berti e Laura Selvaggio che arrivano strambando sulla linea, guardate, strambano proprio sulla linea del traguardo e tagliano al settimo posto. Ci fanno notare che ci sono i tifosi addirittura sul molo del porto, ora ve li facciamo vedere. Adesso arriva Valentina Stronati al timone con Enrico Ciccolini a prua, ottavo posto per loro, eccoli qua in questa sorta di medal race, coach medal race, bellissimo, ci sono già i primi commenti. E 7-9-6 stanno sopraggiungendo i due ragazzi di Capodimonte, Alessandro Manciati e Junior Rocchi. Guardate intanto a sinistra sul molo ci sono dei tifosi, guardateli, guardate, guardate i tifosi sul molo, vedete che sono giunti insieme agli altri che invece erano con i gommoni. Ecco la strambata, l'arrivo in volata di Forrest. Oh, cade in acqua Forrest, però chissà se è arrivato davanti lo stesso, anche cadendo in acqua, arrivo regolare, quindi Forrest dovrebbe aver superato proprio all'ultimo momento Manciati e Rocchi, incredibile questo arrivo. Adesso ci sarà la consegna dei premi, naturalmente delle medaglie, vabbè, insomma avete capito che abbiamo scherzato, ma non neanche troppo, abbiamo scherzato ma non troppo. Grazie a Giuseppe D'Amico, Beppe Palumbo, grazie soprattutto a loro, i grandi allenatori del 4 e 20, che dopo una stagione interminabile, lunghissima,
di regate nazionali, campionati italiani, europei, mondiali, si sono concessi questo momento, lo volevano proprio fare, a un certo punto, nonostante proteste, situazioni, momenti di pioggia, hanno voluto fare questa regata. Bravissimi al Circolo della Vela Bari, bisogna dire la verità, Bari ha offerto questo spettacolo, ma il Circolo della Vela Bari è il teatro di questo campionato italiano giovanile doppio e quindi sta offrendo veramente da par suo il supporto, il teatro di questa bellissima di questo finale, di questo bellissimo intermezzo. Domani è giornata finale. Fulvia, Ercoli, Beppe Palumbo, grazie a tutti, altri due tifosi che erano a bordo qui con noi. Ci vediamo col seguito di questo speciale degli italiani doppi da Bari.